spiego il Krav Maga a un amico che magari non ha mai praticato, spesso non ha mai nemmeno praticato arti marziali o sport da combattimento, quindi la sua idea è molto nebulosa. Spiegare il Krav Maga non è facile, credo che spiegare qualsiasi disciplina fisica poco conosciuta sia difficile, perché dovendolo spiegare a parole non rendi tutta una serie di elementi che riguardano chiaramente le sensazioni che il corpo ti dà nell'eseguire quel particolare movimento, nel praticare quella particolare disciplina. Il Krav Maga è estremamente diverso da quello che si può vedere normalmente nei sistemi tradizionali, anche negli sport da combattimento. L'idea del Krav Maga è preparare prima la mente e in modo parallelo il fisico del praticante, in modo tale che sia capace di individuare qual è la problematica di un'aggressione e risolvere esattamente quella. In teoria sembra molto semplice, in pratica si punta molto più che sulla precisione millimetrica di una tecnica, sulla capacità della persona di decidere qual è la tecnica giusta, qual è la tattica giusta da utilizzare in combattimento. Ti faccio un esempio che molto semplice, secondo me rende bene l'idea. Credo che più o meno tutti ormai abbiamo visto un incontro di una partita di football americano. Allora, il Krav Maga è più o meno come il football americano. Sei all'interno di un'azione, che è un'azione che ha uno scopo, nel caso del Krav Maga la difesa personale. All'interno di questa azione succedono molte cose, puoi essere tu il protagonista di questa azione, oppure puoi viverla in modo lievemente distaccato. La difesa personale non è solo quando ci attaccano in modo diretto, ma possiamo trovarci a dover intervenire su una situazione di violenza che vogliamo far interrompere. All'interno di questa partita, alle volte siete chiamati a fare delle azioni, alle volte siete chiamati a reagire a delle azioni. Il contatto talvolta è improvviso, talvolta siete preparati, talvolta no, ma è sempre un contatto generalmente molto intenso, molto violento, a cui voi dovete opporre un contrasto dettato dalla vostra preparazione psicofisica, un contrasto chiaramente determinato. Dopodiché cosa succede? Potete trovarvi a fare altro, non finisce tutto con la singola azione. Potete trovarvi a dover di nuovo muovervi, spostarvi, andare via, potete trovarvi a dover intraprendere una vostra azione, quindi prendere l'iniziativa, o potete trovarvi a dover reagire a un'azione successiva. E manca un ultimo dettaglio, se volete spiegare al vostro amico che cos'è il Krav Maga, ovvero sia che tutti i colpi che si tirano quando l'arbitro non guarda, nel Krav Maga sono i colpi regolari che si tirano. Con questo credo che l'idea renda.